Moltissimi partecipanti alla tradizionale pedalata organizzata alla Proloco quest'anno con l'associazione Non Bruciamoci il Futuro. Sì, intanto è vero, abbiamo avuto un buon riscontro di partecipanti, una buona iscrizione, circa 150, quindi un buon numero. E quest'anno è dal 2014, quindi è il sesto anno che la organizziamo. L'abbiamo organizzata in collaborazione con Non Bruciamoci il Futuro. E quest'anno abbiamo voluto privilegiare un po' l'aspetto delle frazioni per ciò che riguarda i forni comuni, dove veniva panificato il pane per tutta la frazione, e quindi faremo un giro dedicato principalmente ai forni, senza trascurare anche le chiesette, le chiese belle che ci sono nelle frazioni, tipo Sant'Anna, Bonaudi. Passiamo in posti dove non siamo passati le volte scorse, ecco. Quindi diciamo che non è una semplice pedalata, ma è proprio un tour per conoscere le frazioni e le peculiarità e le eccellenze. È un tour per conoscere le frazioni, le peculiarità, le eccellenze del territorio, e di questo dobbiamo ringraziare in particolar modo Franco e Giovanni della frazione Praglie, perché ci hanno acceso il forno, ci hanno spiegato come portarlo in temperatura, lo stanno accudendo da una settimana. I fratelli Ghignone ci faranno il pane a Praglie, quindi dopo aver fatto pane per la città di Rivarolo per 50 anni ci onoreranno con questa presenza. Insomma, un bel giro, una buona partecipazione, speriamo che il tempo tenga in modo tale che riusciamo a dare una buona impressione di Rivarolo e delle sue frazioni. Quest'anno la pedalata tra le frazioni è organizzata tradizionalmente dalla Proloco e è organizzata in collaborazione con l'associazione Non Bruciamoci il Futuro. Come nasce questa collaborazione? Ma la collaborazione nasce dal fatto che già negli anni passati noi come associazione Non Bruciamoci il Futuro volevamo creare degli eventi che prendessero spunto un po' dal territorio, comunque utilizzando dei veicoli naturalmente come la bicicletta, quindi dei veicoli ecologici. Ci siamo incontrati nel tarda estate, prima dell'estate ci siamo comunque accordati, visto che anche loro volevano fare un evento del genere, ci siamo accordati sul fatto di unire le forze e quindi collaborare insieme per questo bellissimo evento. Come mai i forni? Beh, i forni è una testimonianza storica di Rivarolo, ce ne erano moltissimi nell'Ottocento in tutte le frazioni di Rivarolo, e poi il rischio è che si andavano a perdere queste cose, e quindi abbiamo voluto anche riscoprire questa attività che un tempo era fondamentale per l'alimentazione del territorio, sapendo che ci sono dei forni che sono ancora ben conservati perché i cittadini delle frazioni li tengono cura, ce ne sono altri che sono in completa abbandono. E l'altra cosa più importante è che il piano regolatore censiva nove forni, poi siamo arrivati all'ultimo preliminare e ne prevedeva solo più tre. Abbiamo anche chiesto: ma dove sono finiti questi forni? Poi fortunatamente l'architetto May ha fatto un bellissimo lavoro su tutti i beni comuni, no? Perché in buona sostanza i forni erano come i lavatoi, sostanzialmente erano di proprietà di chi li utilizzava. L'architetto May ha fatto un bellissimo lavoro sui forni, sui lavatoi, sui frantoi, sui mulini, e da quello abbiamo oramai messo per inciso che sul piano regolatore ci sono tutti questi forni e alcuni sono da ristrutturare. E la giornata di oggi è anche per non dimenticare e per non perdere questa tradizione.